Alcamo commemorate questa mattina le vittime della strage della Casermetta. Si celebra oggi la giornata della memoria, iniziativa in vari comuni. Trapani, autorità portuale, sulla questione interviene il senatore D'Alì. Mazzara, la prima commissione ha approvato il regolamento sul baratto amministrativo. Mazzara, il 2000 chiede che venga mantenuta la cappella all'interno dell'ospedale. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Ricorre oggi il 40° anniversario della strage della Casermetta di Alcamo Marina, nella quale il 27 gennaio del 1976 vennero trucidati i carabinieri Carmine Puzzo e Salvatore Falcetta. Questa mattina si sono svolte alcune iniziative. Sentiamo. Ricorre oggi il 40° anniversario della strage della Casermetta di Alcamo Marina, nella quale il 27 gennaio del 1976 vennero trucidati i carabinieri Carmine Puzzo e Salvatore Falcetta. Per l'occasione questa mattina si sono tenute alcune iniziative per commemorare le vittime. In mattinata in particolare si è tenuta una messa nella chiesa Maria Santissima della Stella, che si trova a pochi metri dal luogo delle Cidio. Dopodiché è stata deposta una corona d'alloro sul monumento dedicato ai due militari dell'arma. In occasione del quarantennale della strage, inoltre, è stata intitolata da Puzzo e Falcetta il tratto della strada statale 187 che attraversa Alcamo Marina. Sempre oggi alle 15 sul luogo dell'eccidio si recheranno anche gli avvocati Pardo Cellini e Baldassare Lauria di Progetto Innocenti, che deporranno una corona d'alloro in ricordo dei caduti della strage, ma anche per non dimenticare le altre vittime di tale eccidio, ovvero Giuseppe Gulotto, Giovanni Mannarai, Vincenzo Ferrantelli e Gaetano Sant'Angelo, che per anni hanno pagato per colpe non loro. Si celebra oggi la giornata della memoria, diverse iniziative sono in programma nei vari comuni. Il comune di Campobello di Mazzara in particolare ha esposto bandiere a mezz'asse, è stato inoltre osservato un minuto di raccoglimento dedicato alle vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. A Marsala questa mattina si è svolto un corteo di studenti degli istituti superiori della città. Gli studenti di Libertani hanno sfilato da piazza Francesco Pizzo fino in piazza della Repubblica per ribadire il loro fermo no ad ogni forma di violenza, in particolare a quella razziale. A Trapani questa mattina gli studenti di due classi dell'istituto Rosina Salvo sono stati ricevuti dal sindaco Damiano per un dibattito in relazione alla ricorrenza della giornata della memoria. Il sindaco ha anche rivolto l'invito agli insegnanti presenti a rinnovare nel corso dell'anno tali momenti di riflessione per mantenere sempre viva l'attenzione sul delicato tema. La prima commissione consigliare di Mazzara ha approvato oggi il regolamento sul baratto amministrativo, i particolari nel servizio. È stato approvato oggi dalla prima commissione consiliare di Mazzara il regolamento sul baratto amministrativo. Lo ha reso noto il presidente della stessa commissione, Iosalita D'Annibale, esponente del Maxi Gruppo dei Fratelli d'Italia, che nei giorni scorsi ha presentato il relativo atto. Dopo la mia proposta ed approvazione del regolamento sulla rateizzazione dei tributi locali, ha dichiarato il consigliere D'Annibale, stamattina si è raggiunto un altro importante obiettivo, dimostrando ancora una volta che l'amministrazione Cristaldi ed i consiglieri che la supportano sono vicini alla gente ed ai loro bisogni. Il regolamento approvato oggi è uno strumento importantissimo che disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione comunale per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, ricevendo una detrazione sui tributi comunali, ovvero dei contributi specifici. Al di là delle inutili polemiche circa la paternità di chi per primo ha proposto il regolamento, prosegue ancora la D'Annibale, ritengo utile precisare che la proposta del regolamento del consigliere del Movimento 5 Stelle non è mai arrivata in commissione.
e che con grande senso di responsabilità, insieme alla Commissione, abbiamo verificato se tra i soli 9 articoli proposti dal consigliere Pentastellato potevano esserci possibilità di integrazione alla mia proposta. È stato verificato da tutti i componenti della Commissione, prosegue ancora la D'Annibale, che la mia proposta era più completa, estendendosi non solo al baratto amministrativo, ma anche ad altre forme di collaborazione, e che era tecnicamente applicabile, al contrario dell'articolato proposto dal consigliere del Movimento 5 Stelle. Sono pienamente soddisfatta, anche perché la mia proposta è stata votata all'unanimità e senza modifiche dalla prima commissione consiliare che mi onoro di presiedere, e per questo ringrazio tutti i consiglieri che ne fanno parte, nessuno escluso. È fissata per venerdì prossimo a Marsala la gara d'appalto per il servizio di verifica mediante prove di carico delle condizioni statiche di solai in edifici scolastici di proprietà comunale. Finanziamento concesso dal MIUR, quasi 150.000 euro, fa sapere il Comune di Libetano, è volto a rendere più sicuri 22 istituti sui quali verranno effettuate indagini diagnostiche al fine di venire a conoscenza delle condizioni di stabilità degli stessi e prevenire i rischi di crollo. Le procedure di gara saranno curate dalla centrale unica di committenza. Autorità portuali, sulla questione è intervenuto il senatore trapanese Antonio D'Alì. Il senatore trapanese Antonio D'Alì è intervenuto ieri sulla questione delle autorità portuali di Trapani e Palermo. Per D'Alì è illegittima, indecente ed irricevibile la proposta del Governo nazionale e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Del Rio riguardante il riordino delle autorità portuali, proposta che prevede che il porto di Trapani rientri nella giurisdizione dell'autorità portuale di Palermo. Per il senatore trapanese è illegittima perché la città di Trapani non è sede di autorità portuale, avendo già subito la mortificazione da parte del governo Prodi di vedere soppressa la sua. È indecente tecnicamente poiché configura una ulteriore volontà di colonizzare Trapani da parte palermitana senza alcun nesso logico di sistema. È irricevibile perché comporterebbe una mortificazione dell'autonomia del porto di Trapani ed una prevaricazione delle esigenze prioritarie di autodeterminazione delle sue strategie secondo le indicazioni e le sue peculiari prospettive già praticate e progettate dall'attività degli operatori marittimi trapanesi. Per quel che mi riguarda, prosegue ancora D'Alì, interverrò in Commissione Trasporti a difesa dell'autorità trapanese. E anche oggi il senatore D'Alì torna a parlare della proposta del Governo nazionale riguardante il riordino delle autorità portuali. Piuttosto che immaginare certamente per questioni politiche improbabili aggregazioni con l'autorità portuale di Palermo, dichiara D'Alì, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio, dovrebbe spiegarci perché il porto di Trapani è oggetto di continue trascuratezze da parte del Governo. Sarebbe inoltre utile sapere, prosegue D'Alì, quali sono stati gli esiti della liquidazione dell'autorità portuale di Trapani, se risponde a verità il fatto che ha portato un risultato attivo di quasi 4 milioni di euro, se non è legittimo che questa cifra venga spesa per lavori al porto, principalmente per l'escavo dei fondali. Il Comune di Mazara ha reso noto che il progetto Spiaggia senza barriere 2015 ha ricevuto la segnalazione di buon esempio con encomio del Comitato Scientifico per la sezione Cultura, Socialità e Tempo Libero dal Comitato Scientifico della seconda edizione del Premio Persone e Comunità. Il progetto è stato realizzato dal Comune, da alcune associazioni dell'Ido Malibu. Si tratta di un bel riconoscimento, ha dichiarato l'assessore alla solidarietà sociale Anna Montelegre, che premia i nostri sforzi e gratifica l'impegno profuso. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Torino il 26 febbraio. A Marsala è stato presentato da alcuni consiglieri comunali un ordine del giorno sul cosiddetto caro benzina, i particolari nel servizio. Ed ora sul tema del caro benzina nella città di Marsala arriva un preciso ordine del giorno in consiglio comunale. Il documento è indirizzato al Presidente del Massimo Consesso Civico, al Sindaco della città, nonché al Prefetto di Trapani ed è sottoscritto da un nutrito gruppetto di consiglieri comunali.
Premesso, si legge nell'ordine del giorno che il mancato adeguamento dei listini di benzina e gasolio all'andamento del ribasso del petrolio sta provocando pesanti effetti per le tasche dei cittadini. Considerato che a Marsala la situazione è ancora più grave in quanto i distributori mantengono prezzi più alti rispetto ad altri centri della provincia, si ritiene necessario l'intervento dell'antitrust nazionale al fine di svolgere una indagine conoscitiva per stabilire se, come sospettato da tempo da più parti, vi sia un cartello nella città di Marsala con l'obiettivo di eliminare o diminuire la concorrenza tra i vari distributori, provocando in questo modo un aumento dei prezzi medi dei carburanti. Sin qui, in sintesi, l'ordine del giorno sottoscritto da alcuni consiglieri comunali marsalesi che di fatto comunque apre anche una riflessione più ampia sul costo dei carburanti in un tratto di territorio che riguarda non solo Marsala, ma volendo anche città come Mazara del Vallo, dove si registrano prezzi vistosamente più alti rispetto ad altre realtà, dove non è difficile riscontrare un certo risparmio alla pompa. E del resto, così come a Marsala, anche nella città di Mazara del Vallo non sono mancate e non mancano tuttora certe lamentele da parte dell'utenza. Lamentele suffragate dal fatto che basta a volte spostarsi di qualche chilometro per trovare dei prezzi più bassi e più rispondenti proprio a quel ribasso del prezzo del petrolio che almeno in teoria dovrebbe comportare di conseguenza un abbassamento dei listini di distribuzione alla pompa. Un tema naturalmente alquanto sensibile perché incide direttamente sui bilanci e sulle tasche di migliaia e migliaia di famiglie alle prese con tante difficoltà economiche. Un tema quindi da attenzionare non soltanto a Marsala ma da allargare in buonissima parte del territorio trapanese. Un mondo di energia più sostenibile, sarà questo il titolo di un convegno promosso dall'Istituto Comprensivo Borsellino di Mazara. Il convegno si svolgerà domani a partire dalle 11 nei locali della scuola. Della Cappella per le funzioni religiose all'interno dell'ospedale Belaiello di Mazara si occupa oggi l'Istituto il 2000, i particolari nel servizio. L'Istituto Il 2000 di Mazara del Vallo interviene oggi sulla cappella che si trovava all'interno dell'ospedale Belaiello. I ricercatori dell'Istituto Mazarese in particolare si chiedono se tale cappella, utilizzata per momenti di preghiere e funzioni religiose, sarà mantenuta e ricostruita nei locali del nuovo ospedale della città del Satiro. Ciò preoccupa, si legge in una nota, ora che i lavori per la ricostruzione e qualificazione della Belaiello sono nella fase ultima e terminale. La cappella non è solo luogo cristiano di preghiere e di meditazione, è anche luogo di conforto, di forze, di aiuto e di speranza per degenti, malati e familiari in visita. Spetta alla città, al primo cittadino, prosegue ancora la nota dei ricercatori mazzaresi, dare risposte e assicurazione per rappresentare degnamente gli interessi dei cittadini. Il direttivo dell'Istituto Il 2000 è stato sollecitato e spronato da cittadini preoccupati e solerti. Oggi è venerdì, a Trapani si terranno i prossimi appuntamenti con i laboratori di lettura ad alta voce per i più piccoli presso la sezione Il Piccolo Principe della Biblioteca Diocesana di Trapani. Il tema scelto per i laboratori di lettura ad alta voce del mese di gennaio è quello della casa. E per i bambini dai 3 ai 5 anni il laboratorio si terrà dalle 16 alle 17, per i bambini dai 6 agli 8 anni il laboratorio si terrà invece dalle 18 alle 19. Venerdì ci sarà un altro laboratorio di lettura per i bambini dai 3 ai 5 anni dalle 16 alle 17. I laboratori sono completamente gratuiti e condotti dal personale della Biblioteca Diocesana. L'uomo che amava i bambini è il libro del giornalista Maurizio Macaluso che sarà presentato il prossimo 30 gennaio alle 17 nella sede del Laboratorio d'Arte Spazio Unirico a Trapani. Un racconto che affronta il tema scottante e attuale della pedofilia senza falsi moralismi e pudori dalla parte dei bambini violati. Alla presentazione interverranno insieme con l'autore la psicologa e psicoterapeuta Letizia Cacciabau e la giornalista Ornella Fulco. E torniamo alla commemorazione
un'occasione per il 40° anniversario della strage della casermetta di Alcamo Marina, siamo in grado di mostrarvi le interviste realizzate questa mattina durante le iniziative. Oggi da parte di Libera, sposata anche dall'amministrazione comunale, l'iniziativa di intitolare il lungomare di Alcamo Marina alle due vittime di questa terribile strage. Sì, in effetti proprio la proposta è partita da noi, siamo stati noi a richiedere al Comune di intitolare questa via, il Comune poi ha in commissione consiliare approvato e poi deliberato e siamo lieti di questa bella notizia. 40 anni senza verità, troppo tempo. Sì, troppo tempo e troppo dolore, troppa sofferenza. In Sicilia molte verità ancora non sono venute a galla e quindi non si è potuto fare giustizia. Il nostro dovere, noi non riusciremo a risolvere tutti i casi, ma esserci, il dovere di stare vicino ai familiari, la memoria, stare al loro fianco, sicuramente è un pezzo di paese che sta vicino alla sofferenza, a chi soffre e si carica di responsabilità per costruire una società diversa. Io sono venuto molto molto volentieri e questa è una delle grandi violenze commesse nel nostro paese di cui non si conosce la verità e che in questo percorso a pagare un prezzo ci sono stati anche degli imputati che poi si è rivelato che erano persone innocenti. Sono venuto ancora una volta per essere vicino ai familiari, alle persone care, per dire, come ho detto nell'omelia, nella celebrazione, che abbiamo bisogno di verità, e la verità chiama in gioco prima che la nostra intelligenza e la nostra coscienza, che abbiamo bisogno di cittadini non intermittenza, ma cittadini responsabili, e che veramente il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. Noi siamo qui per ricordare i nostri carabinieri che sono caduti e per trarre forza dal loro sacrificio per il nostro operato. Per questo siamo qui e a questo ci dobbiamo concentrare oggi. È il quarantennale, sono sempre momenti simbolici, è importante che ci sia stata questa partecipazione perché è importante per dimostrare che le persone non dimenticano. Insegnare e per i ragazzi imparare, anche questo è sempre il primo passo verso la legalità. Meritano giustizia i due carabinieri trucidati? Chiunque merita giustizia, anche, chiaramente anche e soprattutto loro. Una manifestazione che è di commemorazione, di memoria per i due carabinieri uccisi nel 1976, però è anche l'occasione per una riflessione, non dico sul fatto in se stesso, perché ovviamente è ancora oggetto di inchieste della magistratura, ma soprattutto per interrogare noi stessi, i cittadini, i giovani, oggi ci sono tanti studenti di Alcamo, sulla coltivazione di questa memoria che ci deve incitare tutti, ci deve spingere tutti all'affermazione dei valori di verità, di legalità, senso di giustizia, e quindi è, come dire, un giorno della memoria che serve a noi stessi, non solo a ricordare le due vittime di quella strage. E chiudiamo con la nota di sport calcio. I ragazzi della Juniores del Mazara lunedì scorso hanno vinto nella gara casalinga contro i pari categoria del Dattilo Noir. La formazione mazzarese ha vinto con il punteggio di 3-1. La partita è stata seguita in tribuna dal presidente del Mazara Calcio, Elio Abbagnato. I marcatori sono stati Giuseppe Anteri, Alessandro Costanza e Vincenzo Licari. E siamo arrivati al termine del TG Vallo per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo che questa sera alle 21.35 trasmetteremo lo spettacolo messo in scena ieri dai ragazzi del liceo Adria Ballatore di Mazara sulla Shoah. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.